Si tingerà di rosa e azzurro il Prato Verde del Fattori domenica 12 febbraio 2017 con Italia-Irlanda, valevole per il Sei Nazioni femminile di rugby. E sarà proprio un aquilano a guidare la formazione nazionale, Andrea Di Giandomenico, e in campo una colonna delle azzurre, Elisa Cucchiella. Sicuramente le mie emozioni, ripeto, a quelle normali nel momento in cui affrontiamo la partita del Sei Nazioni, si aggiunge appunto il fatto che giochiamo a casa mia, quindi sicuramente sarà un valore aggiunto per quello che già normalmente è un grande evento, quello del Sei Nazioni. E sappiamo che è una partita impegnativa, con l'Irlanda non siamo mai riusciti a vincere contro di loro nel Sei Nazioni, però siamo fiduciosi anche che l'ambiente, insomma, possa contribuire ad innalzare la nostra prestazione. Ci sarà un tocco dell'Aquila nella nazionale? C'è da anni, c'è sicuramente, ripeto, non tanto da parte mia, c'è la giocatrice Elisa Cucchiella che sicuramente farà parte della squadra come succede da tempo ed è uno dei punti di riferimento fra le più anziane ma anche in campo, insomma, un pilastro della nostra squadra. I rappresentanti Special Olympics hanno fatto un dono simbolico a coach Di Giandomenico. Si tratta di lacci che uniscano idealmente il mondo del rugby a quello degli Special Olympics. Il movimento femminile è in realtà un movimento, non che non lo sia anche il maschile, però molto collegato con la realtà, con quello che sono le vere problematiche quotidiane, già nel fare sport, il modo in cui queste ragazze portano avanti la loro passione, insomma, rispecchia molto le difficoltà e delle donne e in generale del fare sport in Italia, quindi naturalmente ci sentiamo molto vicini a iniziative di questo tipo, abbiamo avuto in passato altre partnership importanti. Sicuramente sarà per noi un onore poter partecipare a questa iniziativa.